Amici di Pop-Up, ben trovati. In collegamento con noi da Roma, Simone Troisi e Cristiana Paccini, autori del libro Siamo nati e non moriremo mai più, edizioni Porziuncola. Ben trovati. Ciao Marco. Ciao. Allora, il libro racconta la storia di Chiara Corbella, che è la storia di una giovane mamma che oggi è davvero una testimonianza di vita molto molto forte. E Simone e Cristiana hanno conosciuto Chiara e con lei avete condiviso un'amicizia e anche con il marito Enrico. Sì, allora noi abbiamo assistito direttamente alle vicende di Enrico e Chiara. Abbiamo avuto la grazia di trovarci sempre nel posto giusto, al momento giusto. A cominciare dalla prima gravidanza, quella di Maria Grazia Letizia, una bimba nata anencefala, fino al responso di terminalità e alla morte di Chiara lo scorso anno. Lei in qualche modo li conosceva già da prima del 2008, quando poi noi li abbiamo rincontrati ad Assisi da fidanzati. In quel periodo, appunto, facevamo un percorso molto, molto simile, gli stessi passi. Di lì a poco entrambe le coppie avremmo deciso di sposarci. Ci siamo sposati poi semplicemente un mese, soltanto un mese di distanza. È una storia che in qualche modo si è scritta da sola, come ha detto anche Enrico, che ha stupito i suoi stessi protagonisti e chi era intorno a loro. È cominciata appunto con un fidanzamento abbastanza travagliato. Un fidanzamento che apparentemente non lasciava intravedere nulla di speciale. Poi, ad un certo punto, da parte di entrambi, sia di Chiara che Enrico, c'è stato uno scatto nella fede che ha permesso di accogliere una grazia che ha di fatto trasformato le loro vite, ha permesso la guarigione delle ferite del cuore, quelle che entrambe avevano fatto l'uno all'altro, ma che anche avevano ricevuto dalla vita, se possiamo dire così. E questo è avvenuto poi attraverso le varie esperienze che erano state proposte loro ad Assisi dai frati minori della Porziuncola. Probabilmente una delle più decisive è stata la Marcia Francescana, che ha poi permesso ad entrambi di prendere appunto la decisione di sposarsi. E una volta sposati, appena tornati a casa dal viaggio di nozze, hanno scoperto di essere incinti, anzi, come diceva sempre Chiara, che parlava della cosa al plurale, come dice, lo ricorda spesso anche Enrico questo. E di lì a poco però hanno visto che effettivamente c'era un problema, c'era una malformazione. Maria Grazia Letizia, così si chiamava la bimba, era anencefala, cioè non le si era formata la scatola cranica. E loro, malgrado anche tanti consigli, non proprio da gente di chiesa, ma da persone che si dicono, cioè persone che dicono di provenire da comunque una formazione cattolica, e che consigliavano loro anche se indirettamente l'aborto, hanno sempre sostenuto la volontà di portare a termine la gravidanza, di accogliere fino in fondo il dono che questa bimba era per loro e sarebbe stato anche per chi stava loro accanto. Quando Maria Grazia Letizia è nata, ha vissuto soltanto per 30-40 minuti, e il funerale di Maria Grazia Letizia è stata una vera grazia. I presenti hanno tutti assaporato la vita eterna, hanno sentito che effettivamente c'era qualcosa di più, e noi personalmente abbiamo anche sperimentato una santa invidia, poi così l'abbiamo anche definita. L'idea non di desiderare determinate sofferenze, ma di essere consolati e confortati in quel modo in cui loro dimostravano di essere consolati e confortati. Incredibilmente, almeno agli occhi umani, un anno dopo, una situazione analoga è capitata. Con Davide Giovanni, che invece di avere malformazione alla testa come Maria Grazia Letizia, come forse le probabilità indicavano, aveva invece malformazione agli arti inferiori, anche queste rendendo di fatto si parlava appunto di incompatibilità con la vita. Anche in questo caso loro non hanno avuto nessun dubbio, hanno portato a termine la gravidanza, anche Davide Giovanni ha vissuto solo per una mezz'oretta. Quando con la terza gravidanza tutto sembrava andare per il meglio, perché Francesco, il terzo bimbo, era sano, è sano anche adesso,
Chiara, ad un certo punto della gravidanza, ha scoperto un'afta sulla lingua che poi si è rivelata essere un carcinoma. Chiara, nel momento in cui scopre la sua malattia, si sottopone subito a delle cure, affronta subito un intervento, però chiaramente non era risolutivo, era solo la prima parte di un intervento, la seconda l'avrebbe affrontata poi a breve distanza. E a quel punto, in concomitanza con il parto di Francesco, si è sottoposta effettivamente a radioterapie e chemioterapie, cose che non poteva affrontare prima proprio perché Francesco era ancora dentro di lei. E quindi ha affrontato queste cure che però non sono riuscite a risolvere il problema. E quindi il 4 aprile, di fatto, a Chiara è stata diagnosticata la terminalità. È vero, noi il 4 aprile eravamo presenti in ospedale, come diceva poco prima Simone, ci eravamo trovati lì per caso, ma insomma a questo caso non ci crediamo. Dio ha voluto appunto che fossimo presenti, io ero andata a trovare Chiara semplicemente lì in ospedale come facevo spesso. E, entrando ho trovato Enrico e Chiara in cappella con i medici che per assurdo erano tra le lacrime, ma sorridevano. Io ho ancora il sorriso di Chiara stampato nella testa. Da lì è iniziato un tempo veramente particolare, un tempo di grazia. Io quel giorno poi sono rimasta un po' sola con Chiara e le avevo chiesto se era preoccupata. E lei appunto mi ha detto che non voleva più capire. Quello che era importante era fare spazio. Il suo pensiero ovviamente andava a Enrico e a Francesco, c'erano delle normalissime preoccupazioni, però la cosa bella è che mi ha detto il Signore non ci ha deluso finora, quindi non lo farà. Se il Signore ha pensato questo per me, per noi, vuol dire che c'è un bene che noi non conosciamo e che sono pronta ad accogliere. E da lì appunto loro hanno fatto la scelta appunto di uscire dall'ospedale e vivere insieme questi ultimi mesi, alla fine sono stati 2 mesi. E anche Chiara come mamma è stata tanto bella, no? Spesso nei matrimoni, nei nostri matrimoni, si è portati ad amare più il figlio che lo sposo o la sposa. Invece Chiara in questo era ordinatissima. Lei sapeva che aveva promesso la sua vita, lei col matrimonio si era consacrata a Dio tramite Enrico e in questo lei trovava la sua gioia, lei me lo diceva spessissimo. E quindi si è proprio gustata ogni attimo con Enrico e con Francesco ovviamente c'era un legame fortissimo, insomma, è stata felice di dargli la vita. Però sapeva che la priorità era Enrico e anche come mamma lei mi diceva: se io adesso seguo il mio istinto di madre, che sono aggrappata a lui, quando io poi non ci sarò più, lui si troverà disorientato perché non trova più riferimento. E lei anche in questo aveva vissuto quella frase che aveva ascoltato ad Assisi, che l'amore è il contrario del possesso. Lei gradualmente ha consegnato Francesco. E questa è stata veramente una meraviglia da vedere, no? Anche se alcune volte un po' agrodolce soffrivamo con loro. E fino poi alla morte che noi ci siamo trovati quella sera perché Chiara era peggiorata. Enrico e Chiara ci avevano chiamati per stare un po' insieme. E abbiamo visto Chiara veramente morire contenta. Cioè, quella felicità che è impressionante, che dici no, io pure, cioè, veramente è come se vedere lei morire si squarciava qualcosa anche per noi. La speranza era proprio tangibile, quella vita eterna che avevamo visto un po' nei funerali dei bimbi, lì era proprio tangibile. Per assurdo, quel giorno si piangeva, ma più per commozione che per dolore, cioè non c'è mai stato un minuto di disperazione. Questo lo possiamo proprio testimoniare con forza, cioè mai, con tutto che
A me costava riconsegnare Chiara, per me è un'amica carissima, però veramente eravamo felici che lei fosse giunta alla meta finalmente. Lei aveva proprio quello sguardo di chi diceva, ecco, ho mantenuto la fede e finalmente sono faccia a faccia col Signore. E anche Enrico in questo è stato meraviglioso. Quella mattina stavamo con lui, ovviamente era una giornata che è stata come un frantoio, lo vedevi che era un po' stretto, no? Però lui mi diceva: se Chiara va da chi l'ama più di me, che cosa posso desiderare, no? Io col matrimonio ho chiesto la felicità per lei, di aiutarla ad essere felice. Certo, ci siamo nel momento cruciale. Qua in Brasile ho conosciuto un sacerdote che durante i matrimoni fa questa cosa qua. Ci sono i due sposi, tutte le persone attorno, i parenti, gli amici, tutti contenti, e allora chiede, senza avvisare prima del matrimonio, chiede allo sposo: perché vuoi sposare la ragazza? E lo sposo generalmente sbaglia nella risposta e dice: per essere felice. E tu, perché vuoi sposare il tuo futuro sposo? Dice: perché voglio essere felice. Allora lui dice: allora non vi sposo. Che la risposta è sbagliata. Non ci si sposa per essere felici, ma per far felice l'altro. E credo che in questo davvero la testimonianza di Chiara e di Enrico sia veramente importante. Sì, è sicuramente importante perché ha mostrato come l'altro vada proprio messo su un piedistallo, cioè vada. Il matrimonio è una strada che porta al cielo, loro l'hanno mostrato con un matrimonio bellissimo, vissuto nella fede, nell'autenticità, nella speranza che hanno vissuto, ma anche donato agli altri, perché questa è una storia, sì, che affascina, stupisce, commuove tanto, però è una storia che soprattutto dà speranza. Perché effettivamente dice che si può desiderare la felicità piena già su questa terra, malgrado le sofferenze, le difficoltà, le avversità. Ed è una storia che dice che questa vita che noi viviamo qui non è tutto, cioè c'è un'altra vita più grande di cui questa è solo un riflesso, pur con la sua bellezza, profondità, insomma, come vogliamo prenderla e accoglierla, però non finisce qui. Ecco, e quindi Chiara questo l'aveva compreso innanzitutto grazie a Maria Grazia Letizia. Lei ed Enrico avevano ricevuto questo dono assieme a questa bimba, la consapevolezza che la vita eterna esiste, è tangibile, si può anche desiderare, insomma, non è che spaventa, è qualcosa a cui tutti siamo chiamati e dà realmente pienezza e gioia. Quindi da quel momento loro, per stessa missione di Chiara, hanno smesso di avere paura della morte. Davide Giovanni ha confermato questa cosa e quando è arrivato Francesco e poco dopo anche il drago, così come lo chiamava Chiara, loro cioè non hanno fatto altro che continuare a vivere la speranza che gli era stata donata. Quindi hanno continuato a vivere con la grazia, sapendo che tutto è dono giorno per giorno. In questo veramente non c'è mai stata finzione perché la situazione era drammatica, nel senso che anche loro dicevano potevamo uscirne pazzi, ma questo non è mai successo. Sono sempre stati portati, sollevati da questa sofferenza. È stata realmente una croce che hanno vissuto insieme a Gesù e questo è stato chiarissimo, ad esempio, nell'ultima messa, cioè quella che ha preceduto la morte di Chiara, in cui c'era proprio il Vangelo del sale, della terra, della luce del mondo. Chiara aveva un viso radioso perché sapeva appunto, come diceva prima Cristiana, di avercela fatta. Il candelabro da cui splende la lucerna è la croce, e lei questa croce l'aveva abbracciata fino in fondo. Quella cosa bella che comunque questa storia ci dice, dice a tanti matrimoni che conosciamo, è che non. Nel momento in cui sei sposo non puoi essere felice senza l'altro. Quando tanti mi dicono Chiara è stata proprio brava, se non ci fosse stato Enrico e così viceversa, questa strada veramente di santità, di felicità non sarebbe stata possibile in nessun modo. Abbiamo visto veramente salire questa montagna incordata e
come diceva Simone, ogni prova della loro vita, prima dei bimbi e poi della malattia, abbiamo visto la loro gioia moltiplicarsi, anche il loro amore era raffinato al fuoco, cioè era incredibile. Io alcune volte cercavo di ricordarmeli da fidanzati, erano stati trasformati. E questa è la buona notizia, no? Cioè uno dice, vabbè, per essere santo parto perfetto. E invece no, è il Signore che fa una promessa su di te e a quella promessa è assolutamente fedele. Possiamo dire, quindi senza esagerare, che il vostro libro non è soltanto una biografia tecnica, ma se mi permettete anche una preghiera. Davvero, leggendo questa storia, si può entrare nella vita di queste persone e diventa poi preghiera anche per noi. Sì, noi abbiamo cercato di scriverla rispondendo proprio a un desiderio che c'era di conoscenza della loro storia, perché in realtà è una storia per certi versi paradigmatica, cioè come tutto ciò che fa Dio, nel senso che il buono che fa in una persona diventa esempio, ma anche ispirazione per tutti quelli che questa storia ascoltano, per chi partecipa più o meno indirettamente. Insomma, abbiamo cercato di raccontare la storia di Chiara, raccontandola effettivamente come la storia di un matrimonio riuscito, perché quello che è effettivamente è stato il modo per Chiara di compiere fino in fondo la sua missione, la sua vocazione, con tutte le difficoltà, con tutti i passaggi che però, che, ecco, appunto i piccoli passi possibili, con tutti i passaggi che non possono essere saltati o elusi. Bisogna comunque affrontarli uno dopo l'altro, però c'è questa grazia che è vivificante, veramente, cioè, giorno dopo giorno questa grazia li ha accompagnati. Abbiamo cercato di rendere questo nel libro, il fatto che una cosa del genere è possibile nella vita di chiunque ascolti la parola di Dio e si faccia trasformare, sia disponibile, docile a lasciarsi trasformare, così come è stato per Chiara. Vedendola, diciamo, in prospettiva, quasi dalla fine, sembra assurdo quello che è successo, ma passo passo in realtà era graduale, era possibile, era plausibile, ogni singola scelta era semplicemente, dal punto di vista anche loro, la più logica, la più naturale, è quella che di fatto li ha fatti soffrire anche di meno, se vogliamo vederla così, e ha moltiplicato la loro gioia. Sì, anche riallacciandomi a quello che dicevi tu della preghiera, questo libro, veramente ogni mattina in cui ci mettevamo a scrivere, abbiamo pregato tanto il Signore, appunto, prima di tutto per renderci testimoni efficaci, perché non ci interessava appunto appropriarci di questa storia o, non lo so, stare sul pezzo visto che c'è tanta attenzione. Semplicemente Enrico ce l'ha chiesto, visto il lavoro di Simone, insomma, perché c'eravamo. Però ecco, quello che abbiamo chiesto e chiediamo ogni giorno è che questo libro possa portare frutto per una santità possibile, per conoscere questo volto del Signore che è fondamentalmente buono, anche in quello che noi non comprendiamo, che ci sembra quasi un torto da parte di Dio. E veramente chiediamo che porti frutti di vita eterna in ognuno di noi, che anche nei giovani, ecco, voi che siete adesso lì a Rio, cioè accendere proprio questa lampada che ognuno è, questo seme di vita eterna, di santità, che è possibile per tutti veramente. Grazie Cristiana, grazie Simone, allora per la vostra testimonianza bellissima, per averci raccontato la storia di Chiara, di Enrico e di Francesco. Per concludere vi chiedo l'indirizzo internet di Chiara. So che c'è un sito che racconta la sua storia con vari interventi, testimonianze, anche qualche video, e poi dove è possibile trovare il vostro libro. Allora, il sito di Chiara è www.chiaracorbellapetrillo.it e il libro è disponibile in tutte le librerie e anche negli store online come IBS. Grazie a voi, allora un abbraccio, buona Anche estate in Italia, estate e buona GMG. a te. Grazie, anche a Grazie, anche a voi. voi.